Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Questo che hai appena sentito è un riff contenuto nel mio metodo avanzato sullo slap, è l'esercizio numero 26. Oggi andiamo a vederlo insieme. Tu vai a vedere anche sul mio sito le informazioni su questo metodo in ebook. Allora, partiamo subito perché ci sono un po' di incastri molto carini da andare a fare insieme. Allora, partiamo sul levare del 4. Quindi cadremo in battere poi sulla nota Mi fatta con il thumb. Sul levare del 4, come ti dicevo, abbiamo Re e Mi fatti in Emeron. 1, 2, 3 e 1. Ok? Levare del 4. Quando ho fatto questo Mi, vado a spostare la mano e fare questo bel trick. Allora, è composto da 1, 2, 3, 4, quindi un Mi a vuoto con il thumb, un Emmer che va a stoppare le corde creando una ghost note, appoggio il pollice con il thumb con un'altra, quindi ghost note, e strappo il Re con il dito 1, tlac. L'abbiamo fatto diverse volte nei vari metodi, sia Easy Slap che qua. Questa è la tecnica di base. Arrivato su questo Re, però non mi fermo perché ho tutti i sedicesimi. Quindi vado a spostare mio pollice sulla corda di Re e vado a fare due ghost con il pollice e un Re Mi strappato, quindi strappo il Re e vado a fare in Emmer il Mi. Quindi tutte e due insieme, i miei gruppetti da 4 sedicesimi più 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, subito dopo andiamo a fare di nuovo il riff tipo quello di prima, solo che anziché finire sul Re andiamo a finire sull'A. Questo è più difficile perché devo strappare una corda che è interna. Quindi, mentre prima facevo sul Re, qua andrò sul La. Andiamo a metterli insieme. Qua mi fermo perché è una pausa d'ottavo. La mano torna di due tasti più in su e vado a riprendere questo Re Mi, sempre in levare, che va a finire in levare sul quarto, per rilanciarmi la seconda battuta, che è molto simile alla prima. Qua vado però a finirla con la prima parte uguale, quindi con Re, due ghost, Re Mi, dopo vado a mettere 1, 2, 3, 4 con il La come prima, sposto l'indice e vado a fare le corde, i tasti 5 della corda di Re, quindi Sol e Mi. Il Mi posso prenderlo o col 3 o col 4, se voglio la mano più raccolta, vanno bene tutte e due. Vado a fartelo un pochettino più lento, parto dal levare del 4, 3 e 1, dall'inizio, prima variazione, riparto. La terza sarà esattamente uguale alla prima, la quarta invece va a fare una variazione ancora diversa. Quindi vedi che questi riff nel mio metodo solitamente magari hanno solo 4 battute come questa, però abbiamo già diverse variazioni. Avresti potuto trovartelo come due esercizi diversi, però qua ho preferito tenerlo legato in un unico esercizio. Quindi andiamo a vedere l'ultimo, che parte uguale, quindi sempre sul Re, due ghost, Re Mi, e poi vado a fare. Ok, qua devo finire sul La come quello nella battuta 2.
però voglio farlo, cioè c'è scritto lì di farlo arrivandoci col dito 4, perché in questo modo poi posso prendere i due e i quattro sedicesimi finali, che sono Sol La con Thumb e Hammer e Re Mi. Vado a farti solo l'ultima battuta, quindi sposto. Vedrai che questo ultimo Re Mi è quello che poi rilancia tutto l'esercizio. Bene, hai anche qua la partitura. Spero che questo video ti sia utile ad approfondire la tua tecnica dello slap. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto. Thank you.